Solitamente i ragazzi arrivano al nostro progetto su segnalazione da parte delle scuole medie. Il primo anno siamo partiti, a me piace dire, un po' all'avventura. Avevamo solo 4 ragazzi, c'ero io con un gruppo di volontari e abbiamo provato a costruire un anno scolastico completo. Al termine dell'anno i ragazzi tornano nei loro consigli di classe, sostengono l'esame di terza media con un certo successo e anche con una certa soddisfazione da parte degli insegnanti che li avevano accolti per l'esame finale, e allora lì scatta la voglia di strutturare un po' meglio questa esperienza. I ragazzi che vengono qui non hanno niente di particolare, sono ragazzi e ragazze che per motivi diversissimi hanno perso degli anni scolastici, arrivano spesso molto demotivati e molto scoraggiati anche, con una stima molto bassa. Ragazzi che certamente avevano bisogno di una maggiore cura, di una maggiore attenzione. Poi noi li facciamo lavorare, li facciamo studiare, gli diciamo che li facciamo toccare con mano anche, che è bello studiare. Allora, il ritorno più significativo che abbiamo, quando fanno un tema, quando gli chiediamo come ti trovi a scuola popolare, la risposta è: qui ti stanno addosso. Ecco, questo stare addosso, che all'inizio è vissuto anche con un po' di sofferenza, poi diventa quella molla che fa scattare la voglia di riscattarsi, appunto, di rimettersi in gioco e di andare a sostenere l'esame.